L'abito, abbiamo visto, è senza dubbio l'elemento fondamentale per il matrimonio, ma per apparire veramente belle tutto deve essere perfetto, a cominciare dal make-up. È il make-up ideale per il giorno più bello. Prima di decidere il trucco più adatto alla sposa, occorre considerare il tipo di carnagione, il colore degli occhi e dei capelli. Solo in seguito si passerà all'abito che si è scelto di indossare, affinché in quel giorno sia tutto perfetto. Un bravo make-up artist lo sa, il trucco da sposa deve essere studiato con attenzione, perché sicuramente è uno degli aspetti più importanti che contribuisce a rendere speciale la sposa. Uno degli aspetti più importanti, possiamo dire, che è proprio il trucco. Il trucco è qualcosa che non solo fa sentire la sposa sicura di sé, ma è il modo proprio di proporsi e di presentarsi, sia allo sposo ma a tutti gli invitati. Quindi è qualcosa di veramente molto importante e deve essere eseguito da persone che abbiano competenze per poter fare e raggiungere un risultato ottimale. Il trucco sul viso della sposa è quindi come l'ultima magica pennellata dell'artista ad un ritratto. È il ritocco che ci vuole per un risultato perfetto. A quel punto l'abito risalterà al meglio, l'acconciatura sarà quella giusta e il velo, se c'è, nasconderà una sposa incantevole. La bravura del make-up artist sarà quella di riuscire a rispecchiare il gusto e lo stile della sposa, riuscendo nello stesso tempo anche a creare un ottimo feeling con lei. E anche se la cliente è abitudinaria nel truccarsi e quindi ha un suo stile personale che può essere giusto o sbagliato, perché diciamo che ogni persona poi ha l'immagine di se stessa, no? La capacità del professionista è di entrare in simbiosi con la cliente, farle capire quali sono i punti forza e i punti invece da nascondere, se così si può dire, e portarla piano piano, diciamo, non sulla retta via, ma sul giusto trucco. La scelta del trucco da sposa, abbiamo capito che è un momento importante, perché dovrebbe riuscire a rendere la sposa davvero speciale. L'obiettivo del trucco sarà quindi quello di valorizzare un viso e non di trasformarlo in un mascherone che non rispecchia la personalità della sposa, rendendola così irriconoscibile ai propri ospiti. Quindi abito, acconciatura e make-up lavorano insieme, camminano sullo stesso binario.